Parliamo di crossover, crossover audio. Ne parliamo con il solito modo disincantato che contraddistingue questo canale, quindi non un manuale per autocostruttori, né una rassegna per far vedere ma quante ne so, come dice il mago Forrest, ma una chiacchierata sul mondo dei crossover, quindi che cosa sono i crossover, cosa sono la differenza tra i crossover attivi e i crossover passivi, che cos'è la pendenza, cosa sono i crossover 2 e 3 vie, tutto quello che riguarda e che mi viene in mente di raccontare riguardo questo componente così importante sia nell'hi-fi home sia nell'audio professionale, e cioè appunto il crossover. Bene o male sappiamo tutti di cosa si tratta, è quell'accessorio che provvede a tagliare in due e a ricostruire la banda audio, quindi abbiamo da 20 a 20.000 Hz, cioè la musica che viene riprodotta dal nostro impianto, che viene separata in un certo punto, cioè nella frequenza di incrocio o nelle frequenze di incrocio in crossover multivia, per poter essere indirizzata al tweeter nel caso delle frequenze alte, al woofer nel caso delle frequenze basse, al midrange nel caso di un crossover a tre vie che prevede le frequenze medie. Ma fermiamoci un attimo, ma perché c'è bisogno di questo crossover? È così indispensabile? Fa suonare meglio le casse? No, è indispensabile perché purtroppo anche nel mondo audio ci sono tanti compromessi e non ci sono altoparlanti che siano in grado di riprodurre bene tutto lo spettro audio, tutta la banda passante audio. Quindi il woofer, che è un altoparlante grosso così e pesante, non sarà in grado di riprodurre fedelmente le frequenze alte, il frizzante, o anche le medie frequenze dove risiede le fondamentali della voce umana, e un tweeter, quindi un affarino piccolo così leggerissimo e velocissimo, non sarà in grado di muovere l'aria che muove un woofer, quindi non riuscirà ad emettere le basse frequenze che invece andranno destinate al woofer. Ed ecco che nasce l'esigenza del crossover per tagliare la banda audio e indirizzarla a altoparlanti specializzati. Vediamo subito, tanto per iniziare, la differenza tra crossover attivo e crossover passivo. Il crossover attivo lo si riconosce sia dalla faccia, ecco, ne vedete qualche esempio, e sia perché ha banalissimamente la presa di corrente, quindi va alimentato, ecco perché si chiama attivo, e viene posto prima degli amplificatori, a differenza invece del crossover passivo che è immediatamente a ridosso degli altoparlanti. Quindi il crossover passivo, che trovate dentro il diffusore di solito, riceve il segnale direttamente dall'unico amplificatore, separa questo il suo lavoro alti, bassi, eventualmente medi, ed è collegato direttamente agli altoparlanti. Il crossover attivo invece non è collegato agli altoparlanti, viene prima degli amplificatori, separa alti, bassi ed eventualmente medi e prevede che gli siano attaccati degli amplificatori dedicati che a loro volta alimenteranno i diffusori. Ma torniamo a parlare di frequenza di taglio, di crossover. Crossover vuol dire tagliare e rimettere assieme, rifondere assieme, perché è esattamente questo quello che fa un crossover. Quindi se noi avessimo la nostra banda audio che va da 20 a 20.000 Hz e decidessimo per qualche motivo di tagliarla a 2.000 Hz, dobbiamo usare un crossover. Parliamo di un crossover passivo in questo caso, e il crossover passivo, ma anche l'attivo, non taglia esattamente a 2.000 Hz, per cui i 1.999 Hz vanno al woofer e i 2.001 Hz vanno al tweeter. Purtroppo non è così, altrimenti sarebbe ottimo, si potrebbero ricongiungere le due fette tagliate per ricostruire esattamente quello che avevamo prima del taglio. Invece un crossover prevede che nella frequenza di taglio, abbiamo ipotizzato un 2000 Hz, il passo basso, cioè la parte che andrà diretta al woofer, avrà una pendenza, avrà un decadimento molto lento, e la stessa cosa avrà il passo alto, cioè la cella che taglia la parte che va al tweeter. Anche questo avrà una pendenza, quindi il suono non verrà tagliato di netto ma con una pendenza. Queste che vi raffiguro con le mani, le vedete meglio nella foto, sono le due curve con una pendenza che si sovrappongono proprio nei 2000 Hz, cioè la frequenza di incrocio. Capite che questa frequenza di incrocio che sto disegnando con le mani è particolarmente critica. Qui tutte le cose che insistono sui 2000 Hz verranno riprodotte contemporaneamente sia dal woofer che dal tweeter. E questa frequenza di incrocio, se non è ben studiata, potrebbe essere troppo larga, quindi avremo un buco, potrebbe essere troppo ravvicinata, quindi avremo una sovrapposizione, un'esaltazione del campo intorno ai 2000 Hz. Quindi ecco una prima complicazione di questa frequenza di incrocio. Ce ne sono veramente tante altre. Vediamone qualcuna. Questa pendenza che abbiamo detto che naturalmente avviene quando si attua un taglio con un crossover sia passivo che attivo, può avere varie inclinazioni.
Potremmo avere quindi un taglio molto dolce o un taglio molto ripido che fa diminuire molto velocemente l'attenuazione delle frequenze che andiamo a tagliare. Beh, sembrerebbe l'optimum. Se la frequenza è molto ripida, potremmo avvicinarla senza avere tanti problemi di incrocio, ma purtroppo, tanto più è pendente e verticale la frequenza col quale andiamo a tagliare la nostra banda audio, più avremo degli altri problemi che riguardano la fase. Quindi questa pendenza abbiamo detto che è una delle variabili. Oltre a scegliere la frequenza di taglio 2000-1500, dobbiamo scegliere quale sia la pendenza col quale avviene questo taglio. I progettisti hanno tante possibilità di scelta della pendenza. Quindi quest'ultima potrà essere molto dolce o molto verticale. Non scendiamo in dettagli, ci sono tanti nomi per questi filtri, li vedete qua. E sembrerebbe in prima battuta che più sono pendenti le curve, tanto più sarà facile avvicinare fra loro, avendo meno problemi di sovrapposizione. Invece purtroppo non è così, perché quanto più il progettista cerca di fare un taglio pendente, tanto più complicherà la struttura del crossover stesso, quindi dovrà aggiungere componenti su componenti, con tutti i problemi del caso. E inoltre i crossover con pendenza molto elevata introducono delle rotazioni di fase, complicando molto la faccenda. Non scendo nel dettaglio più di tanto, accontentiamoci per il momento di dire che un crossover prevede una o più frequenze di taglio, una pendenza delle due fette che siamo andati a tagliare, che si sovrappongono tra di loro, che questa pendenza è molto delicata in fase di progettazione, che la si ottiene con complicazioni via via più crescenti e quindi con non solo costi, ma anche compromessi sempre più crescenti. Tant'è che una volta, qualche anno fa, il pensiero dominante era che fare i crossover del primo ordine di Bessel, quindi con solo 6 decibel per ottava di attenuazione, quindi con una pendenza molto dolce, fosse la soluzione migliore per far suonare bene gli amplificatori, visto che il crossover in realtà non può che peggiorare il suono, non certo migliorarlo, no? Questo era il pensiero dominante fino a un po' di tempo fa, per poi accorgersi che invece non è esattamente così, anche perché gli altoparlanti stessi intervengono nella progettazione di un crossover. E ad oggi invece dopo una lunga disputa tra teorici, i crossover che vanno per la maggiore sono quelli del quarto ordine, cioè degli Inquest Relay, che prevedono una pendenza molto elevata, sia nella versione passiva sia che nella versione attiva. Tutto questo per dire che cosa? Che il crossover, in particolare quello passivo, è un componente estremamente critico. E purtroppo l'autocostruttore o progettista che si affida solamente alle tabelle che ci sono su qualsiasi rivista o addirittura dei programmini estremamente semplici, estremamente anche efficaci da trovare sul web, in prima battuta sembra che potrebbero fare costruire un crossover in 448, no? Ci sono delle formulette veramente semplici. Ma purtroppo queste formulette non tengono conto di una cosa, e cioè che al crossover ci andiamo ad attaccare un altoparlante. Non è un puro carico resistivo come la teoria del crossover sul libro vorrebbe, quindi non è un componente solo passivo, si muove, ha una bobina, ha un carico diverso da una resistenza normale come previsto dalla tabella. Ne abbiamo accennato un pochino nel video che riguarda l'impedenza, un woofer e un tweeter hanno anche una componente capacitiva induttiva di io quante ne so. Infatti la resistenza di un altoparlante si chiama impedenza ed è un carico reattivo, reagisce, morale. Quando stiamo progettando un crossover non basta applicare la formuletta, ma bisogna sapere esattamente a quale altoparlante viene collegato questo crossover. E non è sempre uguale, il crossover che funziona bene su un altoparlante lo mettiamo da un'altra parte e funzionerà malissimo. Quindi morale, usando le semplici formulette che troviamo sul web, otterremo un crossover che sembra fatto bene, ma dall'esito molto incerto. E come si risolve tutto questo? Beh, si risolve con i crossover attivi. Il crossover attivo, infatti, che abbiamo già visto, ha un grosso vantaggio. Prima cosa, non deve trattare segnali già amplificati, cioè alte potenze. Lavora a livello di linea, quindi ha a che fare con segnali molto bassi, quindi non avremo bisogno di bobine grosse così per tagliare un woofer, condensatori grossi così per tagliare il tweeter, ma lavoreremo a livello di microelettronica, cioè un campo molto più preciso dove si può fare veramente tanto di più con più precisione. E a valle del crossover attivo non abbiamo gli altoparlanti così reattivi come abbiamo visto prima, abbiamo un semplice amplificatore che a sua volta amplificherà quello che gli arriva per mandarlo al woofer e al tweeter che se ne fregheranno quindi del crossover. Non solo col crossover attivo sarà più facile fare pendenze molto esagerate senza avere eccessive rotazioni di fase, e addirittura se fossimo nel campo del digitale potremmo addirittura fare la famosa
frequenza di taglio netta, cosa che non si fa, ma in teoria è possibile fare. Beh, allora sembra che il crossover attivo sia assolutamente migliore. In teoria sì, ma ha un piccolo grandissimo difetto. Un crossover attivo non si collega infatti a un amplificatore, ma almeno a due. Un amplificatore per i bassi, un amplificatore per gli alti, quindi è decisamente più costoso e impegnativo costruire un sistema attivo che non a caso si chiama multiamplificazione. Se costruissimo un sistema a quattro vie, ad esempio, dovremmo avere ovviamente il crossover a quattro vie e quattro amplificatori, uno per i bassi, uno per i medio bassi, uno per i medio alti, uno per gli alti, quindi costa parecchio. I vantaggi sono molteplici, ma i costi e la complicazione anche. Beh, stiamo vedendo quanto è complicato il mondo dei crossover, in particolare quelli passivi. E forse ci rendiamo conto di aver sempre evitato di prendere in considerazione la faccenda del crossover. Quando ci dedichiamo a una cassa, guardiamo i watt, guardiamo l'amplificatore. Vi siete mai chiesti come è fatto il crossover? Se è fatto bene? Se è dimensionato giusto? Se comincerà a scaldare o a vibrare come un capretto? No, non penso, eppure è uno dei componenti fondamentali per la bontà, per la buona riuscita di un diffusore acustico. Facciamo un esempio banalissimo, cioè stiamo a scegliere dei cavi di potenza che costano fior di soldi per portare il suono dall'amplificatore ai morsetti del nostro diffusore e poi dentro il diffusore il suono passa dentro bobine, condensatori, resistenze sottili così, grosse così. Beh, allora che senso aveva spendere tutti quei soldi per i cavi di segnale? E ancora, il crossover passivo si chiama passivo proprio perché non solo non ha la corrente, ma va a sacrificare tutto quello che taglia. Quindi una bobina, che è il componente principe per tagliare le alte frequenze e lasciar passare il suono che va alle basse frequenze, tutte le frequenze alte che vengono tagliate vengono dissipate in calore, vengono buttate via. La stessa cosa farà la parte medio-alta e alta che butterà via tutto quello che non gli serve per tenere solo quello che deve mandare. Insomma, è veramente una cosa complicata che ancora una volta nei diffusori di qualità probabilmente è ben costruito e sicuramente nei diffusori di bassa qualità viene invece trascurata. Quindi abbiamo visto che cos'è la differenza, spero chiara, tra un crossover attivo e un crossover passivo. Abbiamo forse intuito che cos'è un crossover a due vie o un crossover a tre vie. Un crossover a due vie divide la banda audio in due e la manda al tweeter e al woofer. Un crossover a tre vie divide la banda audio in tre e prevede che ci sia anche un medio. Un crossover a quattro vie e via dicendo. Abbiamo intuito solamente quanto è complicato costruire un crossover passivo, che tra l'altro prevede componenti estremamente costosi se di qualità. Un condensatore di qualità costa veramente tanto rispetto ad uno di bassa qualità. E gli alti settosi che noi ci aspettiamo dal nostro tweeter passano attraverso questo condensatore prima di arrivare al tweeter, altro che cavo di potenza di alta qualità. E che cosa abbiamo imparato in fondo? Beh, non molto, se non che il crossover è una cosa del quale non possiamo fare a meno, che è un oggetto che non è fatto per migliorare il suono, ma è fatto per aggirare un problema che hanno i nostri altoparlanti, che è estremamente importante nella riproduzione sonora e che nessuno gli dà l'importanza che forse meriterebbe. Per chi volesse approfondire, c'è un'ampissima documentazione sul web, sui libri. Mi raccomando, non fermatevi alle formulette o alle descrizioni estremamente semplici perché non funziona così. E tra uno studio e l'altro non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di schiacciare sulla campanellina, aiuterete il canale per avere altri video, magari più interessanti e ben fatti di questo. A presto.